La Formula 2000 Xenox si è presentata sul blasonato circuito di Spa-Francorchamps con una entry list poderosa. La gara, sebbene trasparente per il campionato AC Sport, ha attratto quasi tutti i piloti della serie italiana, offrendo una straordinaria vetrina internazionale. Sulla scelta che i driver hanno fatto ha inciso il fascino di una delle piste più prestigiose al mondo. Con i suoi 7 km, il tracciato delle Ardenne viene spesso indicato da appassionati e addetti ai lavori come l'università della Formula 1. 24 ore GT, DTM e per le moto la Superbike sono il fiore all'occhiello del circuito che in occasione del Motor Classic Drexler Open Formula ha visto impegnati ben 21 piloti del Formula 2000 Italian Trophy, insieme a quelli della serie austriaca per un totale di 37 partecipanti. Tra questi spiccano i 5 nomi della classe Regina Super Formula riservata alle più recenti Formula 3 dall'Ara F320, a cominciare dalla giovane figlia d'arte Giulia Noda dell'omonimo team, due volte vincitrice in stagione nel tricolore, poi il portacolori dell'HT Powertrain Bernardo Pellegrini che insieme a Dino Rasero, prima guida Pure Sport, rappresentano la vecchia guardia della serie, e ancora Francesco Galli del team G Motorsport ed Enzo Stentella del TVS Motorsport, le new entry di questa sfavillante stagione. La Platinum si è annunciata con 6 piloti al via, tra cui in evidenza sono l'ungherese Benjamin Berta su F317 del France Wasse Racing, attuale leader tricolore, che torna in gara dopo lo stop di Vallelunga, e lo svizzero Sandro Zeller del Joe Zeller Racing su F316 che, come Noda e Berta, punta qui in Belgio a raccogliere punti nel campionato austriaco. Sempre per la Platinum si sono affrontati sui mitici 7.004 metri del circuito di Spa il danese Stig Larsen, seconda guida dell'HT Powertrain, Riccardo Perego dell'omonimo team, Francesco Solfaroli per Facondini Racing, tutti su F317, mentre Shibi May si è presentato al via su F308 della scuderia Racing Italia. In 6 si sono sfidati anche in classe Gold, con Andrea Benalli su F309 della Pure Sport, testa di serie numero 1 e a seguire tutti gli altri, pronti a dare battaglia. Enrico Milani su F308, anche lui portacolori del Facondini Racing. Edoardo Bonanomi su F312 del team Automobile Tricolore. Davide e suo padre Giancarlo Pedetti su F317 del Nannini Racing. Come Marco Marotta per la prima volta sulla vettura iscritta da One Sport Performance. Partita a 3 nella classe Silver tra Patrick Bellezza su F300 della Bell Speed, Umberto Daglio su F308 della ASD Living KC e lo svizzero Christoph Lederman su F309 della Pure Sport. Anche a Spa è stato presente in assolo per la categoria Entry Level Sergio Conti con la Tatus Formula 4. I turni di prove libere sono stati molto proficui per tutti i piloti della serie promossa da Piero Longhi a seconda del proprio livello e del grado di conoscenza della pista stessa. Per alcuni di questi all'esordio sul circuito belga si è trattato di un vero e proprio apprendistato alla ricerca delle migliori traiettorie. Per i più esperti invece l'opportunità di regolare meticolosamente le vetture per raggiungere la massima performance. Le qualifiche svolte ad orario inconsueto nel tardo pomeriggio hanno subito proiettato alla ribalta Yuyu Noda, che aveva chiuso l'ultimo round di Vallelunga con un nitido successo. Con il tempo di 2 minuti, 15 secondi, 343 millesimi, la 17enne giapponese è stata la più veloce con la sua F320, arpionando così la prima casella del ricco schieramento.
Seconda fila con un gap di poco superiore al secondo per Bernardo Pellegrini, anche lui su F320, e per Benjamin Berta, primo su F317 tra i piloti della classe Platinum. Terza fila invece per lo svizzero Sandro Zeller, pronto ad inserirsi al vertice su F316. Seguono col quinto e sesto tempo per l'assoluta Zinox Riccardo Perego, che è sembrato particolarmente a suo agio con la F317 sul lungo tracciato belga, e Dino Rasero, anche lui ben posizionato con la sua F320. Stupisce l'ottimo Andrea Benalli, pilota Gold, che col settimo tempo ha messo la sua F309 davvero davanti nello schieramento. Poca fortuna invece per Francesco Galli, che si è insabbiato dopo soli 6 giri con la F320, dovendosi accontentare della sesta fila, e per Davide Pedetti, che in pratica è uscito subito e ha dovuto prendere il via dalla pit lane. Da sottolineare anche le ottime qualifiche di Enrico Milani, secondo della classe Gold su F308, e di Marco Marotta per la prima volta su F317. Più indietro, nella griglia di partenza, i tre piloti della classe Silver: Christoph Lederman su F309, Patrick Bellezza su F300 e Umberto Vaglio su F308. E si sfideranno nella pancia del gruppo. Hi. It was a perfect race for me and every session I'm very happy with the result and yellow flag and red flag, so it's bit busy race, but at all it was a great day. And it was a bit messy qualifying. Even with 30 cars and with this big track, we had a few yellow flags and red flags, unfortunately, which was not good for myself, because I could only go for P4, unfortunately, because I was missing by 1/10 to get to P2. But I will do everything to get to P1 in both races and win everything that I can. Le qualifiche sono andate abbastanza bene, sebbene alcune bandiere, sia gialle che rosse, hanno un po' interrotto, diciamo, il turno, quindi siamo riusciti a mettere comunque insieme un bel tempo. Non è il nostro ideal lap, però comunque siamo terzi assoluti e secondi della nostra categoria. La Juve è andata molto forte anche questa volta e siamo ad un centesimo dal secondo, e poi dietro sono molto vicini anche gli altri, quindi si preannuncia una gara davvero divertente. La sintesi della gara 1 è molto stringata, in quanto subito al via un contatto di gara ha causato l'ingresso della safety car, che ha rallentato le vetture per i primi 3 giri. Al nuovo start tutto è filato liscio, con Noda saldamente in testa e dietro nell'ordine Berta, Zeller e Pellegrini che seguivano. Alle loro spalle era Galli con il suo recupero a movimentare la parte centrale della competizione, fino a giungere alle spalle di Pellegrini. Negli ultimi giri, per i primi 3, non ci sono state significative variazioni, mentre lo stesso Galli ha sorpassato anche Pellegrini, chiudendo la sua corsa al quarto posto dietro Zeller. Please welcome Juju Noda!
sontuosa la prova di Andrea Benalli, giunto sesto fra i piloti tricolore e primo di classe Gold. Per suo merito è riuscito a colmare i limiti della sua F309 rispetto ad altre vetture in pista che ha sopravanzato. Bello il testa a testa per il terzo gradino del podio Platinum, che è valso a Riccardo Perego la settima posizione assoluta davanti al bravo Francesco Solfaroli, entrambi su F317. Subito dietro loro una fila di piloti Gold, con Enrico Milani, ottimo secondo di classe con la F308, ed Edoardo Bonanomi, terzo di un soffio con la F312, davanti a Marco Marotta, bravo all'esordio sulla F317, e a Davide e Giancarlo Pedetti, anche loro sull'apprezzata F317. Generosa ancora una volta la rimonta di Dino Rasero, che inizialmente attardato con la sua F320 ha cercato di recuperare quanto più possibile, precedendo sul traguardo May, Shibi su F308 e Stig Larsen su F317. Successo in classe Silver per Patrick Bellezza con la F300 davanti a Christoph Lederman. Proficuo anche questa volta su un circuito davvero impegnativo l'assolo di Sergio Conti con la Tatus di Formula 4, non partito Umberto Vaglio per un problema tecnico occorso alla sua vettura durante il giro di formazione. It was a great day for me, and but the condition was very difficult. If I push very hard, it's very easy to mistake. But I did my best I could, so I did perfect race. So I'm very satisfied with the result. Thank you for people who supporting me. Ciao. I had a good start. I could manage to get to positions at turn one, and then we had one safety car, which was not bad for me because I got closer to you. But then I had a boring race because I was in the middle of the pack. I mean, I was behind you and in front of Kian. But Kian was fast at the end because I was struggling with my tires. But I hope that for the next race I will have a stronger pace. Yeah, the track was quite dirty because of the other cars and was a little bit struggling. But let me see what is tomorrow, and we hope for better luck. Gara 2 in corona Noda, regina delle Ardenne, la figlia del già Formula 1 Hideki mette il sigillo di famiglia allo strepitoso weekend belga nell'ambito del Motor Classic Drexler Formula. Quello della 17enne giapponese è stato un monologo assoluto, iniziato con la pole position, proseguito col successo di gara 1 e concluso con quello di gara 2. Affermazioni nitide conquistate con una guida efficace e quanto mai disinvolta, considerando le difficoltà del mitico circuito di Spa. Successi che fanno eco fino al Giappone, dove Yu Yu ha tantissimi fan che spingono in alto l'interesse per la serie ideata e promossa da Piero Longhi, dove competono giovani driver emergenti, piloti di grande esperienza e gentlemen che hanno la possibilità di gareggiare sui più importanti circuiti in Italia e all'estero. Gara 2 è stata simile a gara 1, a cambiare è stato soltanto il momento di ingresso della safety car. In gara 1 era avvenuto subito dopo il via, mentre in gara 2 la vettura di rallentamento è entrata al sesto giro, anestetizzando la competizione fino alla fine. Noda in partenza aveva dilagato con un vantaggio immediato di 5 secondi, Berta era nuovamente secondo e primo della classe Platinum e Zeller terzo.
Questa volta la rimonta di Galli è stata ancora più impegnativa per lo start dalla 17ª casella, ma il risultato lo ha comunque premiato con il 5º posto dietro Pellegrini. Uguale anche il 6º posto che porta nuovamente la firma di Andrea Benalli, autore di 2 prestazioni maiuscole, da primato di classe Gold al volante della F309, nella quale ha preceduto il bravissimo Marco Marotta, che è stato 8º della Formula 2000 Zinox all'esordio su F317. Davanti a lui ha convinto anche in gara 2 Riccardo Perego, che ha agguantato il 3º posto di classe Platinum, davanti a May Shibi e Stig Larsen, risultando 7º della classifica tricolore. Sorride dopo lo stop di gara 1 Enzo Stentella, che con la F320 ha ottenuto la nuova posizione, mentre Francesco Solfaroli è stato 10º con la F317. Nella gara in famiglia papà Giancarlo Pedetti ha avuto la meglio sul figlio Davide, salendo sul 3º gradino del podio Gold. Ha fatto anche il bis Patrick Bellezza in classe Silver su F300, con Christophe Lederman nuovamente 2º di classe e Umberto Vaglio, che è riuscito finalmente a vedere la bandiera a scacchi. Ha completato il suo weekend in apprendistato anche Sergio Conti con la Tatus di Formula 4, mentre fuori gara per un contatto Enrico Milani ed Edoardo Bonanomi. I did my best I could and I've got everything possible. So yeah, very proud of myself and I just thank you for sponsors and fam, my team, family. Yeah, I'm really happy. Thank you. Dopo la pausa estiva si tornerà a correre in Italia al Mugello ad ottobre con il rientro della TS Formula 2000 Cup, poi a novembre la chiusura delle appassionanti serie a Misano.